Dal Vangelo secondo Luca. Ed egli disse loro: quando pregate, dite: Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano e perdona a noi i nostri peccati. Anche noi, infatti, perdoniamo a ogni nostro debitore e non abbandonarci alla tentazione. Il Vangelo che abbiamo ascoltato ci pone dinanzi la preghiera del Padre Nostro nella versione di Luca, dell'Evangelista Luca. Vorrei soffermarmi solo su una delle diverse richieste che facciamo in questa preghiera. Perdona a noi, perché anche noi perdoniamo. E il centro appunto di questi due versetti è la questione del perdono. Una questione che sentiamo spesso vicina perché ci piace essere perdonati. Siamo contenti quando siamo consapevoli di aver commesso qualcosa, qualche torto nei confronti degli altri o nei confronti di Dio e riceviamo il perdono degli altri e di Dio. È un'esperienza bella, l'esperienza della gratuità del perdono. E così come ci piace essere perdonati, quando ne abbiamo la forza sperimentiamo anche la bellezza del perdonare. Altrove dice la Scrittura che c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Ed è vero anche e soprattutto per il perdono. C'è più gioia nel donare il perdono che nel riceverlo. È un'esperienza bella perché si fa dono di qualcosa di totalmente gratuito e anzi direi di totalmente immeritato. Però a volte, e spesso capita nella nostra vita, non riusciamo a perdonare. Il perdono diventa un ostacolo, il perdono diventa qualcosa che non riusciamo a mettere in pratica e questo ci impedisce sia nella relazione con gli altri che poi abbiamo l'impressione che ci impedisca nella relazione con Dio. Quante volte in confessione sentiamo che di persone che non riescono a perdonare e se ne fanno una colpa appunto, lo sentono come un peso. Allora cos'è che possiamo fare perché il Signore perdona a noi, perché si concretizzi questa parola, perdona a noi, perché così come anche noi perdoniamo. Quando non riusciamo a perdonare, dobbiamo essere consapevoli che il perdono, come dice la parola stessa, è un dono, è qualcosa di gratuito, è qualcosa che non possiamo imporci, ma che deve sorgere nel nostro cuore. Quando non riusciamo a perdonare, allora, facciamoci carico dell'altro almeno nella preghiera. Preghiamo per lui. Facciamo sì che lui non venga escluso dalla nostra vita, ma sia parte della nostra vita e della parte più importante della nostra vita, nella preghiera. Questo dimostrerà a noi stessi che ci interessa la salvezza di quella persona. Ci interessa riconciliarci con quella persona anche se c'è una difficoltà, anche se non riusciamo a vivere appieno la gratuità di quel perdono. E il Signore forse, anzi certamente, toccherà il nostro cuore e farà sì che quel dono immenso che è il perdono possa essere di nuovo condiviso tra noi e colui che ne ha bisogno.